Ciao ragazzi, buongiorno. Quello che presentiamo oggi sono degli esercizi per sincronizzare meglio la mano sinistra con la mano destra. Esercizi sulla scala cromatica fondamentalmente. Vedrai che sono molto utili, per cui ci sono delle cose molto semplici e alcune cose un po' più, diciamo così, difficili da approfondire per chi già parte con delle cose che ha, diciamo così, approfondito, magari per chi non è proprio agli inizi. Ti chiedo di mettere un mi piace se troverai utile e ben fatta questa presentazione sulla playlist nuova che ho iniziato a presentare da un paio di mesi. Se sei iscritto, bene, ricordati di cliccare sulla campanellina. Se non sei iscritto, magari iscriviti. Per cui ricordati sempre di andare sul blog per poter scaricare tutti i PDF o altre cose che puoi sempre trovare utile. E iniziamo a vedere i primi esercizi e poi, piano piano, tutti gli altri. Partiamo fondamentalmente con l'1-2-3-4 per ogni corda a quarti. Molto semplicemente, guarda la mano sinistra e la mano destra. Parto. Quello che sto facendo, se noti bene con la mano destra, suonando quarti, innanzitutto la mano destra si sta muovendo verso il basso, cercando di dare molto bene un accento forte e soprattutto vedi che ogni qualvolta c'è una nota dopo l'altra non c'è mai una pausa. È molto importante questa cosa. Ogni dito non si stacca quando lo metto giù dall'altro. Cerco di fartelo vedere adesso anche mentre suono, ovvero non faccio questa cosa. Vedi? Cioè cerco sempre di tenere giù le dita e stacco la mano quando cambio corda. Avanzo, cambio corda, guarda il quarto dito e stacco. È molto importante fare questa cosa. Cambio corda, vedi? Cambio corda e avanzo. È chiaro che il concetto è di arrivare fino in fondo. Una volta che io sono arrivato fino in fondo, uso anche la chitarra elettrica, nel momento in cui io sono arrivato qui, mettiamo, torno indietro sempre con l'1-2-3-4, cioè è questo modello di esercizio di cromatismo, ok? Vedi? Non cambia assolutamente nulla. Vedi? Tornando indietro, ho fatto semplicemente 1-2-3-4. E non stacco mai il dito fino a quando non è passato tra un click e l'altro click il quarto, perché chiaramente la nota di un quarto ha questo valore intero tra un click e l'altro, ok? Chiaramente vediamo gli ottavi, non cambia nulla se non la divisione, cioè in un quarto chiaramente la divisione è di due note. Nel momento in cui io suonerò appunto gli ottavi, guarda la mia mano destra come si comporta. Senti che do un accento forte nella prima, meno forte nella seconda. Non c'è mai una pausa, no? Non stacco mai le dita. Devi notare molto bene questa cosa. E nota bene che anche la mano destra, nel momento in cui io do accenti o la muovo dall'alto verso il basso, non la stacco mai e non faccio mai questa cosa. Come quando noi suoniamo la chitarra elettrica. Sto suonando la chitarra acustica.
Ma in realtà, nel momento in cui io faccio questo esercizio, è come se stessi suonando una chitarra elettrica. Perché la sto suonando, questa chitarra acustica? Perché ho delle corde molto grosse e voglio far sentire bene la distinzione, la definizione delle note per come la stiamo suonando. Cerchiamo di essere molto puliti, ok? Nel momento in cui noi suoniamo i sedicesimi, per cui quattro note, ok? Un sedicesimo, due sedicesimi, tre sedicesimi, quattro sedicesimi, abbiamo quattro note tra un click e l'altro. Per cui, vedete che in realtà abbiamo un accento forte rispetto alle altre tre note che sono più deboli. Se non avessimo il click, ok, che si fa sentire, noi dobbiamo essere in grado di far sentire com'è la distinzione delle battute. Cioè, una battuta è questa. Ottavi. Sedicesimi. Ma è la battuta forte che ci fa sentire bene quando c'è l'inizio della battuta. Sentite quanto è importante far sentire bene le battute, gli accenti, ok? Vediamo un altro tipo di esercizio, sempre su questa scala cromatica, se possiamo definirla così. Benissimo, veramente interessante come esercizio è quello di poter iniziare, ed è veramente importante, fare l'inverso, 4-3-2-1. Per quanto possa sembrare semplice, in realtà guardate come lo facciamo a sedicesimi. Noterete che tutte e quattro le dita vengono messe giù insieme come se fosse un accordo sulla stessa corda. Questo cosa significa? Che il chitarrista sa, senza guardare come è normale che sia, no? O il piano, o il pianista, dove devono essere messe le dita, ok? Cioè è come dire metto giù le dita nel momento giusto, nel posto giusto. Ok? Per cui cosa succede? Che come lo faccio in 1, 2, 3, 4, devo farlo nel modo inverso. È più difficile però. Però è importantissimo, soprattutto, staccare un dito per volta. Per cui, se lo facciamo a quarti, diventerà così. Però che cosa succede? Vedete che fino tra il click e il click, ok, quindi alla fine della battuta, il dito poi deve cadere a tempo, soprattutto il mignolo, dove abbiamo meno forza di solito, no? E deve essere preciso. Non ci deve essere, che ne so, e lo rimetto giù. Lo so che è una grande rottura di scatole, ma è fondamentale. Fondamentale. Per cui a quarti arrivare fino in fondo, che ne so, una volta al giorno, per cui arrivare fino a qui e farlo per tornare indietro. Ok? Farlo bene, con precisione. Quando siamo ben precisi, lo facciamo ottavi. In questo modo. Sentite che le dita non devono mollare bene, le corde devono suonare pulite. Ed è un modo per allenare bene le mani e farle diventare più forti, ok? Non creerà nessun tipo di problema, anche per chi è agli inizi. Io consiglio questa cosa, lo facevo quando avevo circa 10 anni, per cui è normale che un uomo lo possa fare a qualsiasi tipo di età, chiaramente a meno che non abbia già problemi purtroppo per sé alle ossa o ai tendini o altre cose. Vediamo un altro tipo di esercizio molto più interessante per chi è invece già un po' più avanti con gli esercizi. Bene, questo non lo voglio far vedere con il click,
Perché voglio spiegare, innanzitutto lo farò vedere un attimino anche senza tempo, ma è molto importante cercare di capire, memorizzare, perché per quanto io metterò, diciamo così, l'immagine da poter scaricare, è semplicissima, è molto più semplice capire il concetto. Guarda un attimo come lo suono. Parto, chiaramente tengo il click così magari. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E qua sono ripartito. A vederlo, a sentirlo, ha una sonorità che non è tanto diversa dalle altre, perché sono fondamentalmente note cromatiche, ok? Cioè nel senso ci sono i bemolle, i diesis, ma quello che è importante è che facciamo un movimento delle dita che è sempre un po' diverso l'uno dall'altro. Quindi è importante partire in questo modo a quarti, cioè nel senso 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Vedete che tengo sempre giù le dita. Qui devo per forza staccarlo. 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. E qui si conclude il primo movimento, diciamo così, il primo loop. Ok? Per cui. Ok? A un certo punto riparte e dobbiamo fare chiaramente 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Qui avviene quello che è un po', diciamo, la cosa un po' più difficile all'inizio da fare e memorizzare. Chiaramente, avendo fatto 2, 3, 4, 1, devo fare un movimento, come vedi, di un semitono con l'anulare. 3, 4, 1, 2. Vedi? E da qui risalgo col mignolo, cioè 4, 1, 2, 3. Potrei anche mettere in loop queste due corde, vedi? Vedi che ho fatto 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. Chiaramente adesso non c'è nient'altro che il primo, cioè si riparte dall'1. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. E ora si riparte con le altre due, i due tasti. E avviene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1. Ok? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Magari ho detto dei nomi sbagliati, ma avete visto che l'ho suonato corretto, no? Perché insomma, faccio uno, non è che posso dire 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, avanzo, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 e finisco con 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 e riparto. È chiaro che agli inizi bisogna farlo molto lento. Poi non si pensa. È come suonare una scala fondamentalmente. È un po' più difficile di una scala. È molto 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 utile per iniziare a slegarsi mano destra, mano sinistra, cioè non pensare e andare, 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 pedalare fondamentalmente. Ti ringrazio se mi segui, se mi metti un mi piace, spero che ti possa essere veramente molto utile e ci vediamo martedì prossimo. Ciao ragazzi!